Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Il Natale in un quadro d'autore Ostra, le gare di beneficenza, le feste del Comitato di Macerata e della Bocciola Fila Passoli. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Nella rubrica della scorsa settimana vi avevamo raccontato delle fasi provinciali delle gare di beneficenza, mentre la fase regionale, a cui partecipano i primi due classificati delle categorie A, B e CD, si disputerà oggi, martedì 6 gennaio, alla Bocciofila Sacra Famiglia Osimo. Per quanto riguarda la gara di beneficenza del Comitato di Ancona, vi avevamo detto della vittoria nella CD di Fabio Tinti, Ancona 2000, su Vincenzo Palmieri, Cameranese. Ed era da completare la finale fra Giorgio Alegi, Barcardelli e Livio Belegni, Rinaldo Quercetti. Era quest'ultimo a condurre nettamente la partita, ma sul 9-4 per Belegni vediamo com'è finita. Belegni all'accosto, punto preso. Alegi lo riprende. Belegni. Belegni ha preso forse due punti, la bocciata sul bersaglio è un punto per Giorgio Alegi, 9-5. E ora c'è questa ulteriore bocciata, ulteriore centro di Belegni e Alegi non può far altro che allungare la sua voce, lasciare un punto all'avversario, 10-5. Alegi se la passa un po' male. Vediamo ora cosa succede, il punto è preso e Livio Belegni ha la bocciata. Colpisce ma allontana anche la boccia del punto, la sua, e ora viene all'accosto. Prende il punto, Alegi, colpisce e accorcia le distanze. Siamo sul 10-6. Insomma, questa partita che sembrava finisse presto, invece, non finisce mai. Come andrà a finire lo vedremo fra poco. La bocciata di Belegni. Alegi prende il punto. Sul pallino, Belegni, ultima boccia, ma vediamo, non è troppo fortunato. Il pallino torna indietro e sono due punti per Giorgio Alegi, 10-8. Belegni, accosto buono, tiro sul pallino di Giorgio Alegi, e il pallino però fa poca strada ed è comunque un punto per Alegi, 10-9, poi c'è questa bocciata di volo, l'accosto di Livio Belegni, punto preso, Alegi ancora la bocciata di volo. Colpisce, ma se ne va anche il pallino a fondo campo. Vediamo cosa succede. Succede che il punto, anzi forse due, di Livio Belegni. Ora vediamo se Alegi riesce a togliere la partita a Livio Belegni. La sua boccia sta arrivando molto bene, il punto è preso, Belegni alla bocciata, non colpisce da quel lato, avrebbe potuto chiudere la partita, e invece è il 10 pari, Livio Belegni alla bocciata, colpisce e resta dentro. E ora Giorgio Alegi dichiara di nuovo il pallino.
colpito e portato a fondo campo e il punto è suo. Si salva Giorgio Aleggi, la bocciata di Belegni, l'errore, l'11 a 10 e il sorpasso, il primo sorpasso di Giorgio Aleggi, 11 a 10 per lui. Che partita! Aleggi. Di nuovo colpisce il pallino, ne ha colpiti tanti. E con quelli che si è salvato Giorgio Aleggi. Sono 2 punti, la vittoria a terra. Ivio Belegni, ultima boccia, errore, errore nella bocciata. E vince Giorgio Aleggi. Incredibile, ha vinto lui. Oggi completiamo il servizio sulla festa del Comitato Provinciale di Macerata, di cui vi avevamo già fatto vedere molto e fatto ascoltare le parole del presidente Angelo Scocco e una parte dell'intervista al presidente della Federboce Marche, Andrea Evangelisti, rientrato dall'Inghilterra per alcuni giorni. Ecco l'intervista completa al presidente regionale che, come vi avevamo accennato nel precedente servizio, si è un po' commosso nel parlare della sua lunga permanenza in Inghilterra e della difficoltà lavorativa che trova per rientrare in Italia. È un'occasione che è capitata per caso, ma direi molto piacevolmente perché in questo periodo di vita fuori, con qualche rientro, è sempre bello recuperare quelle cose che in fondo hanno occupato e in parte anche adesso stanno occupando la mia vita, specialmente quando sono stato qua fino a poco più di un anno fa. È chiaro, le bocce, penso che dico una cosa scontata, ma hanno preso una bella parte dei miei anni, diciamo, recenti. Dei miei anni recenti e forse anche un po' di più. E per cui ecco, celebrare ovviamente una stagione di un comitato provinciale, in questo caso Macerata, come hanno fatto già Pesaro, Urbino e Ancona, come faremo, mi auguro, se le forze, i sostegni ce lo permetteranno a livello regionale nei primi mesi del nuovo anno, è una gioia, anche perché il 2014 è stato davvero straordinario. Abbiamo concluso il 2013, penso in una maniera veramente esaltante, con tanti risultati a tutti i livelli, internazionale, nazionale e via dicendo, ma il 2014 credo che si sia rivelato probabilmente al di sopra. Non sto ad elencare i titoli e le vittorie, però credo che le nostre bocce marchigiane abbiano confermato ancora una volta il proprio valore agonistico. E come ci ho tenuto a dire nell'intervento che ho fatto in questa festa, anche da un punto di vista dirigenziale, una solidità che non si è persa, anzi, vorrei dire, rimane sempre da esempio, come mi viene anche spesso ricordato da colleghi fuori regione o amici comunque del nostro mondo, o anche persone che vengono a contatto con il nostro mondo a livello regionale. Quindi ci tengo a dire a noi stessi, innanzitutto, siamo orgogliosi, ma di quell'orgoglio ovviamente modesto, se così si può dire, che ci ha sempre resi, tra virgolette, vincenti. C'è una serietà di base sia degli atleti che dei dirigenti che è unica. Mi auguro che anche quella nostra di rappresentanti della regione a vari livelli sia tale, ci proviamo in tutti i modi e speriamo anche che i nostri suggerimenti vengano presi. Non dico sempre e in toto, ma con
comunque vengano valutati almeno quello e poi presi nel tempo come spunto per modificare o cambiare qualche cosa che può essere cambiato. E visto che ci avviciniamo anche a un altro appuntamento, diciamo boccistico importante, che è quello con le gare di beneficenza, vorrei ringraziare sin d'ora e invitare chi magari potesse a unirsi ai vari comitati provinciali che domenica 21 organizzeranno le gare a livello provinciale. Oggi si è svolta la gara regionale femminile e in settimana avremo anche il modo di ufficializzare i nostri sostegni istituzionali con l'Assemblea Legislativa, il CONI Marche, insomma cose che ci fanno bene, credo. Però non posso concludere con gli auguri, credo più che sentiti, più che dal cuore, da tutto me stesso, per tutto il nostro mondo delle bocce marchigiane. È un augurio a te perché ritorni presto qua, anche se sei sempre fra di noi. Sì, scusate, ma sono un po'... Un augurio che tu possa ritornare presto fra di noi, ce la farai? Beh, io me lo auguro. Ci sto provando in tutti i modi, anche perché è un mio desiderio. Chiaramente mi auguro anche che magari ci possa essere questo colpo di fortuna o magari grazie a qualcuno, insomma, che, come so, mi sta vicino da un punto di vista professionale e non solo, ecco, per poter rientrare. Sì. Anche la bocciofila Passoripe ha voluto chiudere con una bella festa conviviale l'anno agonistico e sociale 2014. Com'è andata questa stagione boccistica e come sta andando la società Passoripe, ce ne parla il presidentissimo Leonello Cori. È andata abbastanza bene. Abbiamo dopo tanto tempo vinto la gara che organizziamo noi, il 25esimo trofeo Comune Trecastelli, e quindi è stata una bella soddisfazione. Infatti stasera c'erano anche loro, quelli che hanno vinto, e abbiamo fatto una bella festa. Questa oramai è una tradizione, fine anno ci facciamo gli auguri, ci ritroviamo con le famiglie in un clima, diciamo, socievole, è una cosa bella. Ho visto l'amministrazione comunale molto presente, come sempre del resto. Sì, l'amministrazione comunale ci è molto vicino. Anzi, adesso ci ha promesso, anzi ha messo proprio in ordine di cose da fare la ristrutturazione del bocciodromo, perché oramai ha 30 anni, quindi ha bisogno di qualche ritocco. A primavera, così mi ha detto il sindaco, che inizieranno i lavori. E, diciamo, tu ringrazi tutti coloro che ti danno una mano, abbiamo visto tanti cartelli qua, poi c'hai uno sponsor, diciamo, ormai ultra decennale, la Siga Altoparlanti. Sì, la Siga Altoparlanti è 18 anni che ci segue, è veramente uno sponsor che ci aiuta a fare attività, perché sa, adesso le società soffrono un po' la crisi, un po' proprio i costi di gestione che aumentano, quindi fortuna che, ecco, questa è una società che è qui sul posto e il titolare ha questa sensibilità di aiutare un'associazione del posto, è veramente una persona eccezionale. Per il 2015 che progetti avete come organizzazioni o altre iniziative? 2015 intanto organizzeremo la solita gara regionale, quest'anno faremo 4 categorie, quindi con 4 finali proviamo a cambiare, sì, per fare ogni specialità. 4 finali separate? Sì, 4 finali separate. Bene. Ecco. Anche per andare incontro, diciamo, alla novità che ha introdotto il presidente nostro Gregorio, che lui sostiene che facendo 4 gare la gente partecipa di più. Sì, beh, io ho seguito altre società che l'hanno organizzato in questo modo, sono rimasti tutti soddisfatti, soprattutto i giocatori. Penso di sì, perché poi non si devono scontrare con la categoria superiore, quindi giustamente fanno la loro gara e
meglio, certo. Lei, presidente, era un bravo giocatore della massima categoria. Come è andata quest'anno? L'ho visto poco in giro. Io faccio poche gare perché ormai dopo 45 anni che gioco a boccia, quindi mi dedico più a organizzare la società. Ecco, le gare sì, gioco, però non partecipo a tutte le gare. Mi ricordo l'ultima cosa, presidente, una bella scuola di boccia, i giovani non ci rifate più? Noi l'abbiamo fatto per parecchi anni il corso di scuola boccia, però i risultati comunque non sono stati notevoli. No, i risultati venivano qui, partecipavano, dopo però dopo si perdevano, è difficile. Difficile perché c'è tanto impegno e bisogna seguirli tanto, quindi è difficile, molto difficile. Cosa bisognerebbe fare secondo te per attirare i giovani nelle bocciofile, nello sport delle bocce? Allora, uno dei motivi secondo me è perché le gare sono troppo lunghe e si fanno di domenica e i ragazzi la domenica, siccome che il sabato vanno a dormire tardi, e la domenica non è che sono molto attratti. Bisogna cambiare qualcosa. Bisogna cambiare molto. Sì, molto, molto. Tu giocherai a boccia? Sì! Sì! Solo 10 secondi di pubblicità, poi il Natale in un quadro d'autore. Restate con noi. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Anche quest'anno non poteva mancare l'appuntamento con il Natale in un quadro d'autore. Uno spettacolo unico in Italia e crediamo anche nel mondo, dove gli attori di Ostra, in provincia di Ancona, raffigurano completamente immobili per più di un minuto un quadro d'autore. L'anno scorso c'era stato Rubens, nel 2012 Tintoretto e tanti altri grandi artisti nelle precedenti edizioni, che quest'anno sono diventate 12. Il tutto organizzato, come sempre, dal Circolo Culturale La Gioconda di Ostra in collaborazione con l'AOS, Associazione Oncologica Senigallese Valli del Misa e Nevola. E naturalmente ad ospitare la manifestazione, 12 appuntamenti in totale dal 3 al 6 gennaio, è il bellissimo teatro La Vittoria di Ostra. E dopo Rubens, chi c'è quest'anno? Un pittore francese, Nicolas Poussin, con la sua Adorazione dei Magi. Ma ascoltiamo subito Gigliola Panni del Circolo Culturale La Gioconda ed ideatrice e regista da sempre del Natale in un quadro d'autore, ricordando che oggi, martedì 6 gennaio, ci saranno le tre ultime rappresentazioni alle ore 17, alle ore 17.30 e alle ore 18. Ci dica com'è andata quest'anno questa rappresentazione, soprattutto com'è andato il lavoro? Il lavoro è stato abbastanza faticoso e anche lungo, come sempre, perché non lo so, mio marito dice che scelgo sempre opere più difficili, quindi le scenografie pretendono insomma un lungo periodo di realizzazione. Sempre Natale in un quadro d'autore? Sempre il Natale in un quadro d'autore, sì. Ma finiranno poi questi quadri d'autore? No, perché gli artisti sono tanti quelli che hanno realizzato sul Natale opere, no? Quindi vale la pena sempre rappresentare. Forse cambieremo tema, dall'adorazione dei magi andremo magari all'adorazione dei pastori, natività, vedremo. Quello non lo so. Il lavoro di quest'anno, dice? E il lavoro di quest'anno è sempre straniero, già l'avevo annunciato l'anno scorso, no? Quindi che volevo iniziare alcuni anni con artisti di altri paesi. Quest'anno ho toccato ad un francese, Poussin, che ha lavorato molto anche in Italia, quindi anche per questo ho scelto e perché era un amante soprattutto dell'arte italiana, da Raffaello, Giulio Romano e i Veneti del Cinquecento. E quindi è così, la scelta è andata lì per questo, ecco. Gli attori come stanno andando? Gli attori stanno andando bene, mi sembra, sì, abbastanza, molto bene, no? Sempre gli stessi? No, quest'anno sono molto giovani. Rinnovati? Rinnovati, alcuni hanno partecipato anche gli altri anni,
o saltuariamente, a secondo poi magari anche le somiglianze. Ce ne sono alcuni nuovi e quindi va bene anche questo. Poi i giovani sono molto entusiasti, sì, anche nel lavoro, nell'aiuto della scenografia. Ci sono stati tanto vicini. La Gioconda è un'associazione, no, creata da persone che ormai sono piuttosto mature. Però adesso all'interno il G Quadro è un gruppo di ragazzi che hanno tanto entusiasmo e che lavorano insieme a noi. E quindi. La vostra associazione che si chiama? La nostra è la Gioconda, e quella dei ragazzi G Quadro. Gioconda al quadrato, ecco. E ora ascoltiamo il dottor Paolo Quagliarini, presidente dell'AOS, Associazione Oncologica Senigalliese. Queste sono delle bellissime rappresentazioni e noi dell'AOS dobbiamo essere grati a Ostra, alla professoressa Panni, per queste cose che lei fa. Come sta andando l'AOS a questo proposito? L'AOS sta andando veramente alla grande, abbiamo potenziato l'AOS, abbiamo infermieri, medici, un'enorme quantità di volontari che ci aiutano nell'assistenza ai malati oncologici terminali. Ecco, l'assistenza che fa l'AOS è sicuramente per quei malati che lunga degenza, insomma, no, fanno difficoltà a guarire o no? Direi che noi assistiamo prevalentemente, ma non solo, dei malati oncologici terminali a domicilio, in maniera tale che il malato sia assistito nella sua abitazione con i suoi familiari, con i suoi amici. E per questo sono importanti le professionalità che noi abbiamo creato con dei corsi speciali, sia dei medici, sia degli infermieri, sia dei volontari, in maniera tale che il malato si senta, e soprattutto la famiglia, anche la famiglia si sente assistita in tutto il percorso della malattia. Al Teatro La Vittoria di Ostra abbiamo incontrato un caro amico del passato, Don Umberto, ora Monsignor Umberto Gasparini. È uno spettacolo trattato con una misura, con una sensibilità artistica, con una semplicità e umiltà molto, molto grandi, perché ecco, man mano hanno aggiunto altri aspetti, il recitativo per esempio, il recitato più che recitativo l'hanno aggiunto, perché così piuttosto che dare da fuori campo una voce fuori campo la storia dell'artista, invece la recitano con questo, anche con questa inflessione francesizzante che dà un tocco di distinzione, ecco, mi piace molto. Un altro amico, Mario Mencarelli, consigliere dell'AOS, è colui che ci ha fatto avvicinare da qualche anno a questa manifestazione, e lui è sicuramente una pedina importante del connubio fra AOS e Circolo Culturale La Gioconda di Ostra. Tutto questo succede grazie alla sensibilità che hanno questi signori, e questo ci fa veramente piacere, perché il Circolo La Gioconda 2-3 anni fa è nato proprio, ecco, c'è stato un connubio subito di intesa fra l'AOS e questo Circolo della Gioconda, e tutto questo qui ci ha gratificato e ci ha portato dove ci ha portato. Dunque noi siamo fieri e orgogliosi di quanto sta avvenendo, non sappiamo come ringraziare tutta la cittadinanza nostra. Shepherds in the fields.
volere della famiglia, l'adolescente Nicolà insegue il suo sogno artistico, prima a Rouen, poi a Parigi. Cosa vuole in pentola così oggi? Mi vedo preoccupato e pensieroso. Buongiorno, Marchese. Il fatto è che sono un poco fatiché e le mani non sempre rispondono al pennello come ci desia. Stamattina avevo un po' di tremore ed ora mi concedo un po' di riposo. Avete lavorato tanto in questo periodo e un poco di riposo vi farà sicuramente bene, per riprendere poi anche con più lena. Visto che è così, oggi lasciate riposare i pennelli e parliamo un po' della vostra vita, perché nonostante io vi conosca da tempo, ancora molti lati me ne sono oscuri. Che volete, monsieur, mio gentile protettore? La mia esistenza è stata normale, ma anche un po' strana. Infatti mi sento per metà italiano e per metà francese. La giovinezza l'ho passata tutta in Francia, mentre per inseguire il mio sogno artistico la maturità l'ho trascorsa quasi interamente all'ombra del cupolone di San Pietro. Lo so che in Francia eravate nelle grazie del grande poeta Giovan Battista Marino, che vi ha introdotto alla corte reale e lì siete stati apprezzati dal cardinale Richelieu e dal sovrano stesso. Poi però tornate a Roma, lo stesso Marino... Parigi non sono pienamente soddisfatto. Ricordo un incarico da parte della regina Maria dei Medici per decorare il Palais de Luxembourg e poco altro. Ma qui a Roma ho avuto la fortuna di incontrare un animo nobile come vostra signoria. Caro Nicola, non abbandonatevi alle adulazioni adesso. Parlatemi invece delle opere che avete eseguito su benevola commissione del nipote del Papa Barberini, il Cardinal Francesco. Quelle che mi hanno più impegnato e gratifiato sono senza dubbio le tele del martirio di Sant'Erasmo e la morte di Germanico. Poi in seguito la mia vita è cambiata, così pure la mia musa ispiratrice. Forse vi è balenato qualcosa di bizzarro in mente? Oppure avete sentito solamente il bisogno di sperimentare qualcosa di nuovo? Per la mia chiosa mi sono sposato. Per i tempi privati, affascinato dai miti dell'antica Grecia e di già, però mi sembra anche di ricordare che negli anni successivi avete lavorato per il Collegio Romano e non su soggetti profani, quindi sa? Oui, oui, è proprio lì che ho realizzato l'adorazione dei magi, così pure il riconoscimento pittore di corte e l'incarico di affrescare la Galleria del Louvre che in parte è realizzato. Ma l'invidia è una gran brutta bestia e quella dei pittori di corte di Francia mi ha molto deprimé, quindi mi sono trasferito a Roma. Sono convinto che lei avrà ancora tanta e tanta voglia di fare. La pittura mi fa sognare, ma la volontà non sempre corrispondono alla mia salute malferma. E attenzione, ora comincia lo spettacolo della riproduzione dal vivo del quadro L'adorazione dei magi di Poussin. I tempi di visione sono quelli reali, non ci sono rallentamenti del video e tutti gli attori devono stare immobili. Certo, non è facile. Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarla. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere. Li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Essi si erano messi in cammino dalle Indie lontane, dalle catene mongoliche, dove Dio scrive parole di mistero sulle pagine sterminate dai nevai, dalle terre in cui nasce il Nilo e procede all'azzurro cuore del Mediterraneo, dalle terre in cui ora è Iran, Afghanistan, Turkestan. E la stella li ha presi, da settentrione, da oriente, da meridione, e per miracolo di Dio li ha indirizzati tutti e tre verso un punto. Come, per altro miracolo, li ha riuniti dopo tante miglia in quel punto dove è nato il Salvatore, concedendo loro il dono di intendere e farsi intendere, quasi parlando tutti un'unica lingua. Essi soli, tra i tanti studiosi dei segni, hanno compreso quel segno, perché essi soli, tra i sapienti, avevano nell'anima l'ansia di conoscere Dio, per lodarlo e onorarlo. Quei savi d'Oriente non hanno nulla di sovrannaturale, solo fede in tutto, fede nella scienza,
fede nella coscienza, fede nella bontà divina. Ed ora sono lì, in adorazione, compresi in quel mistero che li ha mossi. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.